Una buona giornata e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale che apriamo con la cronaca perché la Guardia di Finanza di Roma in collaborazione con i colleghi del Comando Provinciale di Teramo hanno posto questa mattina in stato di fermo i fratelli Mario e Davide Ciaccia, gli imprenditori titolari della EMGAT, il cui ramo italiano ha acquistato di recente il 60% della Teramo Calcio. La Guardia di Finanza di Teramo, a supporto dell'attività della Procura di Roma, ha dato esecuzione al provvedimento di fermo di indiziato di delitto nei confronti di Davide Ciaccia, uno dei due soci di maggioranza del Teramo Calcio, che si trovava proprio nel capoluogo aprutino. Analogo provvedimento nei confronti del fratello Mario, che però non si trova in Abruzzo. E soprattutto il sequestro del 60% delle quote della società di calcio, che lo scorso 8 novembre erano passate da Franco Iachini, appunto, ai fratelli Ciaccia. Le fiamme gialle di Teramo, dirette dal comandante provinciale Gianfranco Lucignano, sono dunque di supporto ad un'operazione più ampia che riguarda sei regioni e numerose società e che è partita dalla capitale. Il provvedimento nei confronti di Mario e Davide Ciaccia emesso dal pubblico ministero per questioni di urgenza e per il timore che il reato venga portato a compimento dovrà comunque essere convalidato dal giudice per le indagini preliminari. L'accusa è grave: associazione per delinquere finalizzata alla truffa ai danni dello Stato, indebite compensazioni, riciclaggio, autoriciclaggio e intestazione fittizia. Il tutto nell'ambito dello sfruttamento fraudolento, secondo l'accusa, degli incentivi statali, l'eco bonus e il 110%. Per le ristrutturazioni. Davide Ciaccia è stato fermato all'hotel Sporting dove si trovava da ieri e portato alla caserma della finanza di Teramo. Le quote della Teramo Calcio invece sono state affidate al custode giudiziario. Insomma, un vero e proprio terremoto in casa biancorossa a pochi giorni dal closing e a 5 giorni dalla presentazione al Parco della Scienza, nella quale il sindaco Gianguido D'Alberto aveva dato il benvenuto ai nuovi proprietari del club biancorosso. Il fermo dei Ciaccia congela per il momento la parte più consistente del pacchetto di quote societarie, mentre il restante 40 è ancora in capo a Franco Iachini. In attesa dei dettagli da parte della Procura di Roma, che potrebbero essere svelati nei prossimi giorni, l'interrogativo per la piazza biancorossa riguarda il futuro. La trasferta di Carrara alle porte, certo, ma l'orizzonte più lungo è quello che desta le maggiori preoccupazioni. E noi andiamo all'esterno del comando provinciale della Guardia di Finanza di Teramo, dove c'è per noi in collegamento Ania Cantagalli. Buon pomeriggio Ania. È stata una mattinata lunga, partita presto con questo blitz delle fiamme gialle, lo abbiamo ricordato nel servizio, che riguarda sei regioni, ma che è partita dalla capitale l'operazione e che ha coinvolto in Abruzzo Davide Ciaccia, che si trovava proprio in Abruzzo. Linea a te. Sì, ciao Jacopo, buongiorno a tutti. Come hai detto tu, è una giornata che è iniziata molto presto questa mattina, proprio con la notizia che si è diffusa abbastanza presto in città. Ovviamente è una notizia a cui la città e anche soprattutto la tifoseria non poteva restare indifferente. Come hai detto tu, è un'operazione che comunque si sviluppa in sei diverse regioni, ha coinvolto, sta coinvolgendo diverse società proprio per le ipotesi di reato varie anche contestate in questo momento ai fratelli Ciaccia. Un'operazione su cui verrà fatta piena luce appena verrà la stessa completata dal GICO di Roma, che si sta per l'appunto occupando le indagini per conto della locale procura, inchiesta che ha coinvolto anche i fratelli Davide e Mario Ciaccia con le loro società e che sono appunto in stato di fermo, come si è già detto. Noi siamo qui da questa mattina al di fuori della caserma della Guardia di Finanza perché sostanzialmente stiamo aspettando di capire quando effettivamente uscirà Davide Ciaccia. Probabilmente la problematica vale la stessa anche per il fratello Mario, ovvero si è in attesa di capire quale sarà il carcere in cui verranno destinati i fratelli Ciaccia, perché ricordiamo
dopo lo stato di fermo si dovrà esprimere un GIP sulla convalida dello stesso entro 48 ore. Un GIP che si pronuncerà sulla convalida dello stesso, sul decidere quale misura cautelare verrà appunto stabilita, se verrà stabilita una misura cautelare. Questo perché la richiesta dello stato di fermo è arrivata direttamente dalla procura e non da un giudice per le indagini preliminari, quindi c'è un passaggio tecnico ulteriore da affrontare. Siamo quindi qui in attesa di capire, insomma, quando uscirà Davide Ciaccia dalla caserma. Lo avete detto anche nel servizio, questa mattina gli è arrivata la notifica dagli uomini delle Fiamme Gialle di Teramo, appunto su spinta dei colleghi di Roma, quando si trovava all'Hotel Sporting, perché ieri sera ha assistito alla gara tra Teramo su Tirol, la gara di Coppa Italia tra Teramo e su Tirol. Si trovava lì questa mattina quando appunto gli uomini delle Fiamme Gialle gli hanno notificato questo stato di fermo, e adesso si è in attesa di capire in quale carcere dovrà aspettare 24-48 ore Davide Ciaccia e presumiamo anche Mario Ciaccia, per capire quale sarà poi nella decisione del GIP di Roma. Ecco, la notizia tra le altre, oltre ovviamente allo stato di fermo dei due fratelli che sono, ricordiamo, soci di maggioranza del club biancorosso, è anche il congelamento, di fatto il sequestro delle quote che erano passate lo scorso 8 novembre da Franco Iachini ai fratelli Ciaccia, questo 60% che adesso viene per il momento congelato, posto sotto sequestro, esattamente come un bene mobile qualunque. Sì, esatto, Jacopo, ci sarà da capire anche se il GIP dovrà esprimersi in tal senso su questo che penso sia un sequestro preventivo, ecco, delle quote di maggioranza. Se lo stesso verrà convalidato, è chiaro che verrà significare un congelamento anche delle attività più importanti. Adesso vado a rigor di logica della Teramo Calcio, perché comunque è una quota di maggioranza quella che effettivamente è stata messa sotto sequestro e non una quota di minoranza. Quindi poi sarà da capire effettivamente come la società potrà operare, cosa potrà fare, cosa non potrà fare, insomma, come si esplicherà questo sequestro se verrà effettivamente confermato con l'attività operativa della Teramo Calcio. Di certo c'è che il Teramo domenica sarà a Carrara per una sfida importante in ottica salvezza, e per adesso possiamo dire poco altro in tal senso. Grazie Ania, ovviamente se ci sono novità nel corso del telegiornale non esitare a richiederci la linea. Grazie per il momento dall'esterno del comando provinciale della Guardia di Finanza di Teramo, grazie ad Ania Cantagalli. Noi andiamo avanti con il nostro telegiornale, ancora cronaca, e andiamo a Popoli, dove un uomo di 55 anni è stato trovato morto sulle sponde del fiume Pescara in contrada De Contra. Ad avvistare il corpo con una vistosa ferita sulla testa è stato un residente che passeggiava con il cane. Sul posto i carabinieri della compagnia di Popoli che stanno eseguendo i rilievi. Dalle prime ipotesi sembrerebbe trattarsi di un omicidio. L'abitazione dell'uomo, che viveva solo, si trova poco distante dal luogo del ritrovamento. Accanto al corpo senza vita è stata trovata una carriola usata probabilmente per trasportarlo. L'ipotesi è che l'uomo sia morto altrove e che poi il cadavere sia stato trasportato sul greto del fiume, parzialmente in acqua, tra la vegetazione, forse con l'intento di nasconderlo. Per gli investigatori non ci sono dubbi sul fatto che si tratti di un omicidio. Sono state riscontrate lesioni probabilmente provocate da un corpo contundente. Sul posto sono in corso gli accertamenti del medico legale, mentre proseguono le indagini dei carabinieri del reparto operativo del comando provinciale di Pescara, diretti dal colonnello Gaetano La Rocca. I militari ovviamente sono a lavoro per ricostruire l'accaduto e stanno ascoltando alcune persone. E cambiamo argomento adesso. Il Super Green Pass è realtà. Il governo e il comitato tecnico scientifico hanno dato l'ok alla nuova misura che entrerà in vigore il 6 dicembre e durerà fino al prossimo 15 gennaio. Il Super Green Pass varrà anche in zona bianca. Stefano Recanati. Il governo ha varato il nuovo decreto sul Super Green Pass. Dopo giorni di discussione, il governo Draghi ha dato il via libera al nuovo decreto legge che introduce il Green Pass solo per vaccinati e guariti dal Covid. Le nuove norme scatteranno a partire dal prossimo 6 dicembre. Prevedono, tra le altre cose, l'obbligo vaccinale per docenti e forze dell'ordine a partire da metà dicembre e l'obbligo di terza dose per tutto il personale sanitario. Resta in piedi dunque il sistema dei colori delle regioni, con la suddivisione in zona bianca, gialla, arancione e rossa.
rossa, che prevede limitazioni progressive legate all'incidenza settimanale dei casi su 100.000 abitanti, l'occupazione delle terapie intensive e dei reparti ordinari. Ma ci sono diverse novità. Il Super Green Pass scatterà dalla zona bianca, il che significa che senza il certificato rafforzato, rilasciato solo ai vaccinati e ai guariti, sarà precluso l'accesso a cinema, teatri, musei, bar e ristoranti al chiuso, eventi sportivi, stadi, discoteche, cerimonie. La mascherina all'aperto non sarà obbligatoria, ma dovrà invece essere indossata in fascia gialla, arancione e rossa. È comunque sempre necessario averla con sé in caso di assembramenti. Le discoteche resteranno aperte anche in zona gialla, ma con capienza ridotta, 75% all'aperto e 50% al chiuso, mentre cinema e teatri dovrebbero mantenere anche in zona gialla la capienza del 100%. Le chiusure quindi saranno rivolte solo ai non vaccinati, che potranno invece continuare ad andare al lavoro scaricando la certificazione verde semplicemente sottoponendosi al test molecolare o antigenico. La durata dei tamponi non è cambiata. I non vaccinati in possesso di un test negativo, quindi con il Green Pass base, potranno continuare a viaggiare a bordo di treni a lunga percorrenza e sugli aerei. Ma con il nuovo decreto il Green Pass con tampone verrà richiesto anche per il trasporto pubblico locale e sui regionali. Anche negli alberghi e nelle strutture ricettive sarà richiesto il certificato semplice, che servirà anche negli spogliatoi per le attività sportive. Nelle palestre e nelle piscine il Green Pass era già obbligatorio, per queste attività non ci sono modifiche. Anche in zona arancione le restrizioni scatteranno solo per i non vaccinati, ma la fascia arancione non prevede più la chiusura di ristoranti e bar, che rimarranno aperti, e resteranno aperti anche cinema, teatri, musei, palestre, impianti di sci. Le capienze delle attività saranno le stesse della zona bianca e gialla. Le novità è che nel passaggio di colore, che può avvenire nel caso in cui le regioni dovessero superare determinati indici di ospedalizzazione in area medica e terapia intensiva, noi eviteremo restrizioni per le persone vaccinate, ha spiegato Speranza. In zona rossa dovrebbero invece scattare chiusure generalizzate e limitazioni agli spostamenti per tutti, anche per i vaccinati e i guariti. Questo è l'orientamento del governo, con il ministro Speranza in testa. Lega e Forza Italia avrebbero invece voluto mantenere tutto aperto, compresi bar e ristoranti, anche in presenza di una risalita considerevole dei casi, facendo scattare il lockdown solo per i non vaccinati. Il comune di Pescara e la ASL hanno destinato la palestra della scuola Foscolo agli studenti che devono fare i tamponi. Il servizio di Paolo Renzetti. Assessore, notizia di poche ore fa che a Pescara potranno essere fatti tamponi anche nella palestra della scuola Foscolo. Allora, ieri abbiamo concordato con la ASL che oltre ai tamponi che si fanno allo stadio dal lunedì al venerdì, abbiamo deciso di fare i tamponi anche il sabato e la domenica. Quindi è stata scelta la scuola media Foscolo e quindi da sabato sarà attivata la procedura per fare i tamponi anche alla scuola media. In Abruzzo i casi stanno aumentando. Però nelle scuole grandi numeri non ce ne sono, mi riferisco soprattutto alle scuole superiori, dove veramente i ragazzi, che sono quasi tutti vaccinati, non hanno problemi. Forse qualche problema ce l'abbiamo alle scuole che fanno riferimento alla scuola elementare e alla scuola media. Comunque l'obiettivo dell'amministrazione comunale, assessore, è quello di continuare a lavorare per tenere le scuole aperte, per far sì che le lezioni possano proseguire in presenza. Allora, io ieri ho fatto presente proprio questa situazione alla ASL, perché sarebbe a livello psicologico per i ragazzi un risultato negativo al massimo, quindi io mi sono battuto per far sì che le scuole rimangano aperte. E questa mattina invece a Teramo la Fondazione Tercas ha presentato le iniziative riguardanti il bando denominato Ricomincio da te, in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Una giornata bellissima nella quale in qualche modo raccogliamo i frutti di un bando importante, un bando storico, Ricomincio da te, che per il primo anno la Fondazione ha pubblicato, relativo a tutte le iniziative culturali, di volontariato, istruttive, che in qualche modo andassero a combattere la violenza sulle donne, ma non soltanto la violenza, anche la discriminazione di genere, poiché siamo convinti che proprio in questa cultura della discriminazione pone le radici poi
quella che sarà la futura violenza. Ecco perché oggi Palazzo Melatino ospita le associazioni che hanno portato frutti, alcune delle associazioni, quelli che per noi sono stati progetti emblematici, ne abbiamo finanziati ben 43, ma oggi abbiamo ad esempio la Sartoria, che è nata dalla collaborazione tra il Centro Antiviolenza La Fenice e la cooperativa Pritina della Caritas, abbiamo l'Elefante Bianco che lavora con psicologi all'interno delle strutture carcerarie per il recupero degli uomini che hanno, che stanno scontando la pena per episodi di violenza sulle donne. E poi abbiamo le scuole in collegamento streaming, perché le scuole hanno realizzato progetti meravigliosi, progetti proprio che sono ad implementare una cultura del rispetto e della parità, che nasce proprio dai banchi di scuola, nasce dall'educazione dei nostri piccoli. L'attività dell'Elefante Bianco, questo è un percorso che noi appunto portiamo avanti dal 2017 e che nella fattispecie con questo progetto sta sperimentando questo percorso psicoeducativo all'interno delle carceri, qui naturalmente in collaborazione con l'istituto penitenziario appunto di Castrogno, con il quale appunto già da un po' di tempo a seguito di un protocollo si è avviata una collaborazione. Quindi questo progetto, che tra l'altro ha durata di un anno, ma si divide appunto in diverse fasi, attualmente comunque occupa ben 16 detenuti divisi oltretutto in che provengono da due diverse aree: l'area protetta, che è quella appunto che riguarda insomma gli autori di violenza sessuale nei confronti dei minori, e l'area comune, che riguarda poi gli autori di tutte le altre forme di violenza. E quindi è un progetto che si snoda appunto in 12 mesi, di cui i primi 6 si snoda con attività, con incontri motivazionali e attività di gruppo, e la restante parte invece sono incontri di follow up, per poter poi magari arrivare anche a motivare l'utente, qualora appunto finisca di scontare la pena detentiva, a proseguire questo percorso all'esterno. Parliamo di trasporti adesso, perché a dicembre tornano all'aeroporto d'Abruzzo i voli per la Sicilia e per Malta, un'occasione per portare turisti in Abruzzo nel periodo delle festività natalizie. Tornano i collegamenti con la Sicilia a dicembre dall'aeroporto d'Abruzzo. Lo rende noto la Saga, società di gestione dello scalo pescarese, specificando che in occasione delle festività natalizie saranno disponibili 4 voli tra Pescara e Palermo. Nello specifico sarà possibile volare sabato 18 dicembre, martedì 21, lunedì 27, mercoledì 29 dicembre e poi ancora a gennaio il 3, il 6 ed il 9, con sempre 2 tratte per ciascun giorno. Dopo un mese di pausa tornerà anche il collegamento aeroporto d'Abruzzo-Catania. La tratta verrà effettuata sabato 4 dicembre, mercoledì 8, domenica 12, giovedì 16, domenica 19, martedì 21, giovedì 23, domenica 26, martedì 28, giovedì 30 dicembre. E poi a gennaio lunedì 3, mercoledì 5, venerdì 7 e domenica 9. Oltre che per la Sicilia, a dicembre ripartiranno i voli per Malta. Da sabato 4 dicembre si volerà anche martedì 7, sabato 11, martedì 14 dicembre, sabato 18, martedì 21, giovedì 23, martedì 28 e poi a gennaio 2 volte a settimana, il martedì ed il sabato. Restano invariati i collegamenti da Pescara per Torino, Bruxelles, Charleroi, Bergamo, Orio al Serio, Bucarest, Londra, Francoforte e Tirana. Restano i 2 collegamenti poi giornalieri con Milano Linate. Con il mese di dicembre molti vettori hanno deciso di potenziare le frequenze dei collegamenti già in essere con l'aeroporto d'Abruzzo, ha evidenziato il presidente della Saga Vittorio Catone, a dimostrazione dell'attrattività del nostro scalo. I collegamenti, ha detto ancora Catone, diventano un'occasione per gli abruzzesi di raggiungere le varie destinazioni che abbiamo per la stagione winter, ma anche per l'Abruzzo di accogliere durante il Natale un po' di turisti mostrando le nostre bellezze. A Pescara, per combattere e curare le dipendenze patologiche, si va sempre di più affermando il metodo del centro Chrysalis Art of Living. Tanti i pazienti che arrivano anche da fuori Italia. Chrysalis Art of Living, un nuovo modo di curare le dipendenze. Voi avete la vostra sede a Pescara e avete tantissimi pazienti che arrivano anche da fuori Italia. Il nostro programma è basato sui 12 passi, che è un programma anglosassone, dove facciamo parte del gruppo Hazelden,
che è comandata da Betty Ford, la moglie del presidente Ford dell'America, e siamo gli unici in Italia a fare questo programma che è basato tutto sul one to one. Noi non facciamo gruppi, abbiamo 6 ore di psicologia la mattina, 6 ore di psicoterapia il pomeriggio, c'è un operatore di notte, oppure c'è un'infermiera che gli diamo supporto 24 ore su 24 alla persona. Invece di vivere in comunità, gli diamo una casa per ogni paziente. L'identikit del paziente che si rivolge al vostro centro? Guardi, quest'anno, negli ultimi anni, diciamo che la maggior parte dei nostri pazienti sono cocainomani, gioco d'azzardo, alcol, purtroppo adesso a causa del Covid abbiamo anche tanti depressi, quasi tutti con doppia diagnosi. Si parla di dipendenze, di disturbi comportamentali, gioco d'azzardo, internet, lavoro, shopping, anche altro. Insomma, voi entrate un po' nella psicologia, anche nella mente di queste persone che hanno questi disturbi. Sì, certo, noi tentiamo di dare un aiuto specializzato a queste persone che hanno queste problematiche. Quello che noi facciamo in Crisalis è creare dei programmi personalizzati che siano specifici per l'utente in base alle sue problematiche. E diciamo che le patologie, le difficoltà che vengono trattate nella nostra struttura vanno dalle dipendenze da sostanza alle dipendenze comportamentali, quindi per esempio gioco d'azzardo, dipendenza da shopping, da sesso, internet. Poi ci sono delle problematiche di tipo più prettamente alimentare e ovviamente tutti i disturbi correlati che possono essere ad esempio disturbi d'ansia, disturbi dell'umore o disturbi del comportamento. Quali sono le fasce di età che risentono maggiormente di queste problematiche? Allora, diciamo che le fasce di età possono essere variabili. Noi comunque in linea di massima facciamo il trattamento dell'adulto. Il trattamento dell'adulto è in una fascia che può andare dalla maggiore età fino ai 40-50 anni. Abbiamo avuto anche pazienti anche un po' più anziani, ecco. Salute e sicurezza nelle agenzie di assicurazione. La CGL Abruzzo ha presentato il convegno. Si tiene oggi a Pescara il convegno organizzato dalla FISAC, CGL Abruzzo Molise, FIRST CISL Abruzzo Molise, UICA Abruzzo e Molise e ANAPA, Associazione Nazionale Agenti Professionisti di Assicurazione, sulla sicurezza e salute nelle agenzie di assicurazione. Il dibattito del convegno verterà sul protocollo siglato a livello territoriale sulla regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento del virus Covid-19 ed approfondirà il piano di valutazione dei rischi luoghi di lavoro delle circa 400 agenzie assicurative presenti in Abruzzo, ambienti caratterizzati da alta occupazione femminile. La situazione nelle agenzie di assicurazioni in Italia oggi credo sia una dimostrazione di resilienza. I dipendenti delle agenzie insieme agli agenti hanno dimostrato in questo anno e mezzo di pandemia di essere in grado di gestire tutte le necessità dei clienti facendo enormi sforzi. In primis cercando di trovare le soluzioni per mettersi in sicurezza. Dobbiamo dare atto alla parte datoriale che rappresenta nella circostanza le agenzie assicurative libero appalto di aver maturato da sempre nei confronti dei sindacati che aderiscono al contratto unico che perlomeno riconosciuto dal governo, che è quello con la triplice confederale più l'FNA, di aver assunto sempre un atteggiamento estremamente collaborativo, che origina sicuramente dal tema della salute e sicurezza sugli ambienti di lavoro, ma che ha portato a stringere accordi davvero di ampia portata, soprattutto nell'ambito delle assicurazioni, della previdenza e delle indennità a favore dei dipendenti di queste agenzie. Ma diciamo innanzitutto che anche noi, anche questo settore è rimasto particolarmente colpito dalla pandemia, perché ovviamente essendo noi a contatto con il pubblico non possiamo che avere tutti i problemi di quelle attività che sono soggette ad incontrare quotidianamente i clienti che vengono a trovarci.
Tuttavia, è l'occasione di oggi, lo testimonia, la particolare attenzione che noi abbiamo nei confronti dei nostri dipendenti ci porta a dover adottare ovviamente, ma non solo dipendenti, anche dei clienti evidentemente, delle misure straordinarie che ci consentono da oggi e per il futuro di lavorare in maggiore tranquillità. Per questo siamo oggi qui, insomma, insieme ai sindacati a discutere di sicurezza nei luoghi di lavoro. E noi abbiamo deciso di fare un comitato, chiaramente con gli agenti, il rappresentante degli agenti di ANAPA, perché è un settore non molto conosciuto, però ha tantissimi lavoratori che lavorano in questi piccoli luoghi e molto spesso sono un po' lontani da quelle che sono le possibilità di avere delle certezze in termini di sicurezza, andare a controllare. Con questo comitato prendiamo insieme la decisione di fare questo percorso comune per garantire questa sicurezza in questi luoghi di lavoro. Sport e calcio di Serie C, allenamento mattutino a Silvi Marina per il Pescara, che affronterà nel prossimo turno di campionato la Lucchese, con cui condivide la posizione in classifica a quota 21 punti. Nei biancazzurri, allenamento differenziato per Cristian Galano, ma l'esterno d'attacco sembra comunque essere recuperabile per la sfida interna contro i rossoneri toscani. Seduta in parte col gruppo e in parte differenziata per Bocic e Ferrari, con il centravanti che come Galano dovrebbe però essere della partita. Chi invece potrebbe andare verso il forfè è Diambo, il giovane centrocampista ha svolto una seduta a parte. Il tecnico del Pescara Gaetano Auteri ha continuato le prove di 3-4-3, partitella con questo schieramento contro una formazione invece schierata con il 4-3-3. In attacco, in ascesa, le quotazioni di Rauti in gol nell'ultima partita che vedete nelle immagini contro il Pontedera. Rauti che potrebbe andare a prendersi il posto in attacco a sinistra ed è in ballottaggio con De Marchi. Anche Chiarella, totalmente ristabilito, si candida a destra per una maglia dal primo minuto. E invece in casa Teramo, adesso rimaniamo sulla parte sportiva, ieri confronto in Coppa Italia contro il Sud Tirol, gli altoatesini si rivelano troppo forti e passano al Bonolis 0-3 e adesso affronteranno la Fidelisandria. Per i biancorossi invece adesso testa alla trasferta di Carrara. Sarà il Sud Tirol ad affrontare la Fidelisandria nella semifinale di Coppa Italia. Il Teramo lascia la competizione rimediando una netta sconfitta contro gli altoatesini allo stadio Bonolis per 3-0. Guidi fa turnover per quanto possibile in ottica carrarese, lasciando inizialmente in panchina Azia Smanovic e Malotti. Mungo in campo così come Bernardotto, a cui l'infortunio di Billy Gea non dà possibilità di riposo. Voltan testa subito i riflessi di un rientrante tozzo tra i pali e sarà proprio Voltan poco dopo a portare avanti il Sud Tirol. L'esterno semina diversi biancorossi prima di entrare in area dalla sinistra e di infilare sotto l'incrocio la rete del vantaggio. La reazione del Teramo arriva al 13° con un tiro di Montaperto, ma gli avversari con combinazione Voltan-Moscati fanno ancora venire i brividi ad Arrigoni e compagni. Al 21° Meli insegue Montaperto che crede di poter agguantare il pallone, che poi rimanda verso il centro area, dove però non c'è nessuno pronto ad appoggiarlo in porta. Alla mezz'ora Dogu semina Pinto, si invola verso la porta con diagonale che Tozzo si allunga ad allontanare. Poco dopo Arrigoni di testa non infila per poco involontariamente un cross di Voltan nella sua porta. Sulla ribattuta Candellone trova invece Tozzo a chiudere lo specchio. Gli altoatesini continuano a crescere di livello. Candellone al 38° non trova la porta. Specchio che trova invece Vinetò al 42°, quando tocca quanto basta di testa un pallone già colpito da Malomo in piena area, con qualche dubbio sulla posizione dell'ex Giulianova. La ripresa vede Guidi provare ad inserire subito Malotti da Zosmanovic per tentare di cambiare qualcosa. Il Teramo tiene maggiormente il possesso, ma non riesce a creare grandi occasioni. Ci prova Malotti dalla distanza con Meli pronto alla ribattuta. Lo fa anche Rosso poco dopo, sempre trovando l'estremo difensore ospite.
Il Sud Tirol appare in controllo e prima della mezz'ora trova anche il gol del definitivo 3-0. Rover dalla distanza fa partire un tiro che Tozzo sembra poter controllare. Il portiere invece forse ingannato dalla traiettoria con palla che si infila in rete. L'errore dell'estremo difensore manda di fatto i titoli di coda al match. Quindi fa poi riposare Bernardotto facendo entrare di Dio. Per il resto le squadre vanno già in modalità campionato. Il Teramo infatti domenica prossima avrà una sfida salvezze importante da giocare in casa della Carrarese. E questo era il nostro ultimo servizio. Vi ricordo che i contributi che avete visto sono disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it, oltre che sulle nostre pagine social. Prossimo aggiornamento con il TG6 alle ore 19. Grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata.